Ladies and gentlemen, all the young people, this is Showtime, ma belli miei, belli di casa, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale, se non vi piace quello che dico, come lo dico, dove lo dico, perché lo dico, levati da... è in un momento dove la democrazia è come la possibilità mia di strillare, vi lascio fare come canale vi pare. Allora, sono a casa del mio amico della Viola, che come potete vedere, questo è lo stadio. Ho visto la partita in tribuna, insieme a tutti i tifosi Viola, e che come vedete stanno ancora uscendo, e non ho potuto urlare, niente. Calma. Calma. Lazio Fiorentina, Fiorentina Lazio 0-3. Belli, belli. I ragazzi me li so guardati tutto il tempo, ho più guardato al settore ospiti che la partita, ce l'avevo proprio davanti, perché io purtroppo, non avendo la testa del tifoso, essendo residente all'estero, non ho potuto guardare la partita nel settore ospiti. Primo tempo, ragazzi, penso che la Lazio abbia meritato questa vittoria. Non mi parlate dei patti, dei parioli, non mi parlate di tutte ste cazzate. Oggi abbiamo giocato una bella partita, penso che l'abbiamo meritata, tranne forse i primi 20 minuti, che l'unica sbavatura di Patrick rischia di far fare il gol all'esordio, a Cabral, come io avevo proposto. Sì ragazzi, a volte piango, è una tattica da vecchio, piango, butto 2 e butto 4 per più 2, che poi devo pure l'educato, perché ci vuole sempre il rispetto, ragazzi, il rispetto va sempre fatto. Quindi, da ospite a casa di un ragazzo della Viola, in la curva della Viola, non è che poi sta pure le fiorentine. Allora scusate ragazzi, dovete capire, prima trasferta, dopo l'ultima trasferta penso che avevo fatto era stata Inter Lazio di Coppa Italia ai rigori con mio cugino Adriano, quindi secondo tempo baffo bello inizio, allora primo tempo dico, tranne una sbavatura di Patrick, Terracciano sembrava Benji Price. Poi ragazzi, dallo stadio non si vede molto bene, quindi non so quello che è successo sul fallo da rigore, se era rigore. Baffo bello, io già piango al pensiero che un giorno tornerò a dare baffo bello. Baffo bello! Bella Firenze, bellissima come città, non sto facendo lo studio. Quindi bisogna portare rispetto. Cosa che non ha fatto Ciro, però su assist di Patrick. E poi il terzo non lo so se è gol, ragazzi, non è facile fare, cioè, non posso, perché non è bello. Ciro, calma. Era una vittoria, ve l'ho detto, non voglio sentire patti, cose, bella. Noi vogliamo, gli altri strisciano.